Il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, è una fondazione italiana senza scopo di lucro che opera grazie al sostegno di privati cittadini, aziende e istituzioni per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Fondato nel 1975, il FAI tutela il patrimonio collettivo, salvando, restaurando, aprendo al pubblico e valorizzando monumenti e luoghi di natura italiani che riceve in donazione o in concessione. L'associazione si è recentemente impegnata nella riapertura al pubblico, nei giorni 23 e 24 marzo 2024, del complesso La Maddalena ad Aversa. Ex manicomio tra i più antichi d'Italia, fondato nel 1813 nella struttura confiscata del convento della Maddalena. Struttura immensa di gran pregio architettonico e artistico, all'avanguardia da un punto di vista medico-scientifico per l'epoca, dove lavorarono i più noti psichiatri dalla sua fondazione fino alla chiusura. Chiuso definitivamente verso la fine degli anni 90, è entrato in uno stato di progressivo abbandono fino ai giorni nostri. L'ex ospedale psichiatrico di Aversa si trova in uno stato di grave e totale abbandono. Il corpo originario, quello più antico, è ormai fatiscente, con segni di crolli e cedimenti strutturali preoccupanti. La splendida chiesa ed il chiostro sono duramente segnati dal tempo, dall'incuria e dai ripetuti atti vandalici. La chiesa, in particolare, non ha più il tetto e il pavimento è ormai invaso da una pervicace vegetazione, cresciuta quasi ad altezza uomo. Gli altari laterali, in pregiato marmo policromo, cadono a pezzi o sono stati, in alcuni casi, fatti a pezzi. Anche i confessionali sono a brandelli, sepolti dalle macerie e dalla vegetazione, tranne uno, che affiora tra le piante che cominciano a svilupparlo. La vegetazione selvatica ha invaso anche il chiostro e tutti i corridoi e porticati del piano terra. Volevamo chiederle come è stato organizzato il lavoro da parte dei ragazzi, anche in coordinazione con lei? Sì, allora, praticamente si è mossa tutta la scuola, infatti le attività sono diverse. C'è una mostra artistica di arte e follia, quindi a tema, essendo questo un ex manicomio, quindi sia di pittura sia di scultura i ragazzi hanno lavorato su questo tema. Per quanto riguarda il progetto Apprendisti Ciceroni, c'è una classe, la terza D, che ha fatto proprio un percorso PCTO, quindi hanno fatto degli studi, infatti questo è frutto degli studi che hanno fatto unitamente a un'altra classe, ovvero la quarta D, che invece ha realizzato la grafica, infatti hanno fatto le foto e hanno poi messo insieme il tutto. La cosa interessante è che abbiamo praticamente scoperto che molte opere della chiesa, che adesso è chiusa, sono un po' distribuite su vari siti della città. E poi è stata fatta un'interpretazione praticamente dell'iconografia della Santa Maria Maddalena nel vestibolo che unisce il chiostro di San Bernardino con la chiesa con il collega Pio Francesco Ferreri. Quindi i ragazzi hanno studiato praticamente l'opera già da un bel po', già da un mesetto, e poi oggi sono presenti come apprendisti ciceroni insieme a piccoli gruppi di altre classi. Quindi tutto questo ovviamente ha richiesto un'organizzazione, degli incontri particolari, siamo stati al seminario, in biblioteca per fare delle ricerche, ovviamente abbiamo fatto vari sopralluoghi, c'è una classe che ha fatto, oltre al lavoro della brochure, ha fatto anche delle foto, quindi anche una mostra fotografica. E quindi il nostro desiderio come, diciamo, come scuola, ma anche come gruppo FAI, sarebbe quello che potesse ritornare a nascere, insomma, a rinascere. È un luogo che è nato con una funzione sociale. Lo ha fondato Carlo D'Angiò per i Cappuccini e in quel momento gli ordini religiosi erano al centro delle funzioni sociali del territorio. I territori vivevano attorno agli ordini. Aversa è una dimostrazione di questo, visto che
per lo più ci sono solo, quasi solo, beni culturali legati al mondo cristiano ecclesiastico. Ha mantenuto una sua funzione sociale, seppur con una trasformazione così importante dal luogo di preghiera al luogo di ricovero per una frangia delicata e a rischio della popolazione, e oggi è proprio dalla funzione sociale che si deve ripartire per immaginarne un recupero, perché non si può pensare di restaurarlo e lasciarlo come un meraviglioso contenitore vuoto. Ritornerebbe a essere così nel giro di qualche decina d'anni. Ci vuole la funzione sociale, quindi come mi sento essere qui e come ci sentiamo tutti noi, ci sentiamo pieni di speranza che questa visita delle giornate FAI 2024 possa piantare quel seme, perché la collettività, le istituzioni eccetera si accorgano dell'importanza e ci lavorino con un progetto prima ancora che con il reperimento delle risorse.